Cari amici e ovviamente appassionati di Unibet, il Giro Centenario è arrivato alla nona tappa, finalmente la tappa un po' importante di questo giro. È una tappa dove sicuramente cambierà la maglia rosa, sicuramente, e spero che ci siano degli attacchi, che cambierà un attimino la classifica e capiremo chi è in lizza per vincere questo giro e chi no. Perché questa è una tappa dove bisogna avere carattere, dove bisogna mostrare tutto, non ci si può nascondere. E la tappa di Montenero di Bisaccia, dove parte e arriva a Blockhaus, è lunga 152 km, ha una pendenza media dell'8,4%, un dislivello di 1140 metri e sono 13 km di salita, dove ha punte di pendenza al 14%, quindi corridori devono farsi vedere. Ovviamente nella tappa di ieri, nella tappa di Peschici, hanno dato tanto, la media è stata elevata, è stata tanta fatica messa nelle gambe e quindi sarà ancora più dura questa tappa per i corridori. Cosa posso dirvi? Tutti aspettano Quintana o la sfida Quintana Libre. Sì, ci sta, chiaro, va bene. Ma annotatevi questi nomi, perché potrebbero essere le sorprese, potrebbero essere quelli che entreranno a far gioco per il podio. Non sappiamo in che posizione, lo vedremo. Però annotatevi Zachary, annotatevi Pinot e annotatevi Yates, che io ritengo un favorito principale tra le seconde linee, diciamo, per andare sul podio. Quindi se state con me, se credete un po' a quello che vi sto dicendo, scommettiamo, no? Pensiamo che questo possa succedere e seguiteci sempre su Unibet. Vi aspetto.